www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. L'intervista a Gero Valenza, presidente del Consiglio Comunale. Presidente Valenza, Consiglio Comunale, oggi 10 febbraio 2016. Come è andata? Perché l'abbandono da parte della minoranza dei lavori? Ma non saprei, sicuramente perché la minoranza non sa più che pesci prendere. Hanno preso bastonate dalla cittadinanza a maggio, non riescono a proporre una minima proposta effettiva per il Paese e nello specifico stasera, forse perché c'erano dei punti all'ordine del giorno che avrebbero messo alla berlina l'operato precedente dell'amministrazione Calà e del Consiglio Comunale, hanno creato questo caso inesistente di una mia eventuale omissione di un atto all'ordine del giorno, una proposta di delibera che io non avevo ancora ricevuto dagli uffici perché erroneamente gli uffici per un disguido l'hanno mandato solamente all'area finanziaria, quindi una proposta di delibera che io non conoscevo e che mi hanno presentato poi ieri gli uffici e che ho prontamente messo in uno dei punti dell'ordine del giorno. Loro non hanno ritenuto opportuno credere un po' a quello che è l'andamento di questo Consiglio Comunale, sono venuti con una carta scritta, quindi già sapevano a priori che avrebbero abbandonato l'aula, non hanno voluto sentire ragioni del disguido che c'è stato tra gli uffici e hanno abbandonato l'aula in segno di protesta, ma secondo me alla fine hanno abbandonato l'aula perché sapevano che i punti all'ordine del giorno avrebbero messo alla berlina il loro operato precedente, tutto qua. Ovviamente questa è una pagina triste per la politica di Mussomeli, quando un gruppo consiliare non riesce a interagire o a confrontarsi con la maggioranza sulle proposte di delibera, sulle criticità di questo Paese, credo che abbiano scritto una pagina nera della politica di questo Paese e di questo ovviamente ne dovranno rispondere ai posteri, perché poi alla fine loro hanno scritto questa pagina nera di abbandonare l'aula per un caso inesistente. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.